Terzic, vuole il cross, Bellanova glielo contesta, sarà calcio d'angolo. Espira Terzic, cerca una soluzione in area. Si può battere. Ecco il cross profondo di testa a Milenkovic. Jovic! Jovic! Ancora la Fiorentina con la girata volante di Luka Jovic, preso per segnare gol così. 3-3. Braccio del Franchi, angolo di Terzic, colpo di testa di Milenkovic, Jovic in avvitamento, bravo a liberarsi di De Vrij, inutile il tentativo sulla linea di Mkhitaryan. Gran bella coordinazione di Jovic. Poi mima il gesto delle parole, delle chiacchiere, esultanza, se vogliamo, anche nervosa di Jovic. Regala sempre emozioni Fiorentina Inter. Gosens, Mkhitaryan, manda Gosens, palla di ritorno ancora per Mkhitaryan. Prova ad andare in mezzo a due, Mkhitaryan è passato, cercato Dzeko, allontana però Terzic. De Vrij, Skriniar, Bellanova, la vorrebbe Dumfries. Dall'altra parte c'è Gosens, cercato, trovato. Si fa vedere Acerbi, palla in area, Mkhitaryan controlla, si gira, Mkhitaryan non trova il pallone. Baracca allora, per un'altra ripartenza di testa De Vrij, c'è ancora spazio per emozioni in questa partita. Con le mani venute. Terracciano. Rilancio così e così prolungato da Barak. Di testa la prende Cabral. Acerbi lascia a Onana. La valutazione su come ricominciare l'azione. Martinez quarta. Nella zona di Kwame, lo attende Skriniar, toglie il pallone da lì. Dumfries, cercato Dzeko, trova Milenkovic, rimessa Inter. Dumfries, cercato Çalhanoğlu, Barak, forse fuori dallo stadio. Solo sostanza nella sua giocata. Due palloni in campo, mette fuori il secondo Cabral, cambio palla per Dumfries. Arriva la sua rimessa cross, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, prova a portare a spasso Ikone, Mkhitaryan con il cross interessante, ma Terracciano mette prima gli occhi e poi le mani su quel pallone. Terracciano, Kwame, avrebbe il tocco di Dumfries, la rimessa della Fiorentina infatti. Terzic per Martinez. Ancora Martinez quarta.
Terracciano, ultimo minuto, di testa De Vrij. Barella non può arrivare su questo pallone, sarebbe stato in posizione regolare il 23. Terracciano attende l'arrivo di Bellanova per mangiare altri secondi. Lungo rinvio, Acerbi la tocca, Dumfries prova a ributtarla nell'altra direzione. Dzeko, occhio alla ripartenza dell'Inter che va con Barella in area. Barella dall'altra parte a cercare Mkhitaryan, l'ultima parola è sua. 4-3 Inter, partita completamente pazza. Altalena di emozioni al Franchi, arriva il primo gol interista di Mkhitaryan e un gol che può essere pesantissimo per le ambizioni di risalita dell'Inter. Sul rinvio di Dumfries, Dzeko riesce a ripartire, vede Barella che qui ha la lucidità di andare dall'altra parte, venuti malissimo nella giocata difensiva, calcia addosso a Mkhitaryan, il rimpallo genera il gol del 4-3 Inter. Italiano che va da Serra, questa è l'esultanza di Erik Mkhitaryan. Tutto buono e gol, dice Valeri, gol confermato.